Avremo ancora caldo, ci sarà afa, ci sarà umidità, almeno sino a sabato. In tutta Italia le temperature rimarranno quindi alte, in alcuni casi raggiungeranno anche i 40 gradi. Intanto continua l'emergenza incendi. Non pensarci più, continua nel tuo lavoro. Quelle sono armi preistoriche. Sono preistoriche, e perché sono preistoriche? Quante domande stai facendo? Tu dici, Tito. Che ci diano un respiro e una godibilità diversa, un senso estetico, una freschezza. Se vogliamo l'arte, perché questa è la ragione per cui l'arte esiste, per far pensare l'uomo, e a volte addirittura per modificare. Tu hai ritinto il tetto, ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Anita, chi non resiste alla tentazione di immergersi nell'acqua di una fontana, rischiando persino una multa. Il pensiero dell'uomo, o per accompagnare o per supportare il pensiero. Lo fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no? Ma no, il protagonista sei tu. Con una battuta sola. Ma è la più importante. Sì, Tito, tetto, tinto, il tetto, patato, tetto, tinto. Ma no, Tito, tetto, tinto, il tetto. Ma tu Tito, tetto, tinto, il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto. Va bene? Va bene. Sai quando devi dirlo? No. Ti faccio segno io, d'accordo? Signor Tognati. Sarà celebrata, ed anche questo è simbolico, nella piazza della Rivoluzione. Oggi due appuntamenti importanti. Giovanni Paolo II va a Santiago, seconda città dell'isola, città di Castro. Poi nel pomeriggio rivolgerà un particolare saluto ai detenuti. Che sarà mai tutto quello che è stato detto? No, lasciamo stare con una domanda, poi, cioè, vabbè, lasciamo stare. Lasciamo dopo. Carlo Di Pizzo, ora non so se Di Pizzo è la località, non so, Capovissuto, forse è vestito, che se non ci fosse quello di cui abbiamo parlato fino adesso, lui si chiede come farebbe quando la ragazza è in ciclo. Non capisco, cioè, proprio. Vabbè, stiamo parlando di macchine, biciclette, macchine, biciclette, oggi ciclo, airbag. Non ci arrivo, vabbè. Un altro inquietante, il mio ragazzo non fa mai l'amore con me, mi vengono le voglie più strane. Beh, no, siamo qui. Sacrosanto. Poi, a proposito di sesso orale come optional, come è stato detto, ci scrive Franco che restituirà la sua macchina nuova perché come optional non c'è il sesso orale, fai bene? E domani è chiuso dal concessionario. Ehi, Paola. No, no. Hong Kong è tornata alla Cina. 1997年呢,有合约说呢,香港要回到中国,所以说现在香港就回到中国啦. Certo. Vabbè. Per rispondere a tutti i perché del... Vabbè. Per rispondere a tutti i perché della storia... Sì, sì. Il Corriere della Sera regala ingredienti, quelli che preferiamo. Noi abbiamo messo delle verdure pronte, del tonno, dell'uovo, del prosciutto, tutto all'interno e giriamo. Innocente, dopo aver trascorso 7 anni in carcere, condannato a 15 con l'accusa di essere un trafficante internazionale di stupefacenti, Daniele Barilla, il titolare di un negozio di articoli elettrici nel milanese, è stato assolto. Prima la condanna della Corte d'Appello di Firenze, confermata dalla Cassazione, poi la richiesta della revisione del processo e oggi dalla Corte d'Appello di Genova l'assoluzione. Problems all left alone. Weekenders on our own. E
Benvenuti al telegiornale 3 della notte, apriamo anche questa edizione con la politica, le ultime battute della campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica. Il Polo e la Lega hanno organizzato un incontro a Teano, la prima uscita pubblica nel sud del paese dei leader del centrodestra insieme ai leghisti. È stata durissima la reazione del presidente del Consiglio D'Alema. Questa, ha detto D'Alema, è una messa in scena che offende il paese. I nostri servizi. Nessun patto segreto con Bossi per dividere l'Italia. Berlusconi da Teano, simbolo dell'unità d'Italia, rilancia quello che definisce il nuovo rispetto. Sorgimento del mezzogiorno, sviluppo, sicurezza e occupazione, prendendo come esempio le riforme liberali della Thatcher, di Reagan e di Aznar. È un Berlusconi che guarda alla legge elettorale maggioritaria americana e si dice preoccupato. Diciamo il suo obiettivo. Non è detto che queste forme non abbiano comunque poi una ricaduta sul. Buongiorno. Occupato per la deriva autoritaria dell'Italia. Storico, naturale e culturale che abbiamo. Arrivederci a tutti a sabato prossimo e grazie al Corpo dei Forestali che ci ha accompagnato in questa passeggiata nel parco. Arrivederci a tutti a sabato prossimo. Eccolo qui. Mi senti Mazzolini? Ah, Vittorio? Pronto? Mazzolini? Cosa vuol dire telefonico? Ecco, credo che non ci senta, anche qui c'è qualche problema di audio. Niente, la linea audio non è ancora pronta e quindi noi andiamo avanti, passiamo alle notizie dall'Unione Sovietica. Per la serie Sesso, Soldi e Tradimento va ora in onda la 799esima puntata di Quando si ama, con Paola Parisi e Luciano Rispoli. I sottotitoli sono alla pagina di Televideo. Buon divertimento. Ma questa battaglia per la sincerità dei gesti e degli sguardi, per l'autenticità di ciò che ci attrae e riempie la nostra vita, oppure che la svuota e la rende muta, questa battaglia ha un'importanza capitale per la difesa degli esseri umani. La poesia ci racconta della dimensione contingente e particolare degli interessi umani, della molteplicità e diversità degli orizzonti di vita. Da essa, come dalla buona arte, apprendiamo come distinguere tra ciò che è profondo e ciò che è banale, tra il sentimento autentico e il sentimentale, tra l'equanime e il tendenzioso. Apprendiamo lo sforzo di superare le fantasie personali per descrivere la realtà nella sua varietà, che nessuna ideologia o religione può mai racchiudere in una formula. Ma questo insegnamento trae la sua forza dall'indipendenza della poesia dalla politica e dalla morale, dalla sua libertà. Come apprendere tale insegnamento senza rovesciarlo nel suo opposto, nell'arte per l'arte, nella chiusura dell'estetica alla vita?